Ha parlato di spirito di servizio per la sua candidatura alle elezioni provinciali, anche se è stato uno dei protagonisti a voler dare uno scossone all'ente con il referendum costituzionale. Ha senso un sindaco, insomma, con una città come Cava dei Tirreni, quindi con le sue peculiarità e i suoi problemi, poi impegnarsi in prima persona anche in provincia? Beh, guarda, l'esito del referendum è stato inequivoco, io ne avrei voluto un altro, ma ha confermato il valore costituzionale delle province. Province che hanno mantenuto competenze importanti per la manutenzione delle scuole, la manutenzione delle strade, in materia di ambiente, in materia di urbanistica. Perché spirito di servizio? Perché andare a rappresentare gli interessi di Cava e ovviamente svolgere una funzione di carattere istituzionale all'interno della provincia può essere importante per la nostra città, che deve uscire, io l'ho detto tante volte anche per il passato, da quella condizione un po' di isolamento politico-istituzionale nella quale è precipitata in questi anni. Però in questo ambito non si poteva pensare ad un altro candidato per Cava dei Tirreni? Sicuramente sì, queste poi sono scelte che attengono, come dire, ad equilibri più generali. Voi sapete che io sono un iscritto, un esponente del Partito Democratico, il Partito Democratico ha fatto la scelta di candidare i sindaci delle città, hanno chiesto questa partecipazione a questa competizione e, ripeto, non mi sono sottratto, non è mai stato il mio spirito quello di sottrarmi dalle responsabilità. Sindaco, una conferenza stampa alla quale hanno partecipato in tanti e forse magari curiosi da quello che potrebbe essere il primo atto di uno scenario politico diverso, nuovo in città. Io credo di sì, credo che, diciamo, queste provinciali, il referendum prima e le provinciali poi, aprono a livello nazionale ma anche a livello locale uno scenario politico completamente nuovo, di grande fibrillazione, nel quale noi dobbiamo avere la capacità di aggregazione, cioè gli interessi di Cava comunque devono venire prima di tutto e oggi noi abbiamo bisogno di un'amministrazione forte, non ricattabile, un'amministrazione che guardi non agli interessi ma alle esigenze che esprime questa città. Nello specifico però Armando Lamberti parlava di un nuovo tavolo politico di confronto che si aprirà il prossimo 4 febbraio. Alla fine di questo tavolo politico potrebbero poi verificarsi delle nuove congiunture politiche all'interno proprio del Consiglio Comunale. Io mi auguro di sì, mi auguro veramente di sì, c'è bisogno di tutti, io l'ho detto fin dal primo momento, cioè noi veniamo da 5 anni del nulla e quindi il nostro percorso di ripresa della città che abbiamo già cominciato ha bisogno del supporto di tutte le persone di buona volontà. Quindi in battuta finale, per Armando Lamberti si potrebbe ipotizzare un ruolo diverso proprio all'interno del parlamentino cittadino? Beh, adesso è troppo presto per dire una cosa del genere.